Dal Vangelo di Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla quarta domenica di questo tempo di Avvento, quarta domenica che termina ancor prima di iniziare. La quarta settimana quest'anno è del tutto inesistente, perché nel pomeriggio di oggi siamo già nella festa del Santo Natale. E il brano del Vangelo che ci è stato proposto è un brano famosissimo, quello dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria Santissima. È uno degli avvenimenti più rappresentati nel corso della storia dell'arte. Fin dal III secolo, nelle catacombe di Priscilla, c'era una raffigurazione dell'Annunciazione, e nei nostri studi di storia dell'arte certamente ricorderemo le Annunciazioni del Beato Angelico e di Simone Martini. Questo ci ha portato qui, nel nostro Museo Diocesano, dove ci sono alcune rappresentazioni dell'Annunciazione. Quella che vedete alle mie spalle è del 1500 e si trovava nella chiesa di Sant'Agostino. Oggi, a dire il vero, questo episodio viene raffigurato un po' di meno, ma è sempre molto presente nella fantasia dei pittori, degli scultori, in tutti coloro che attraverso varie forme vogliono trasmettere la fede. L'episodio che abbiamo ascoltato lo abbiamo ascoltato già precedentemente nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione, e di esso chissà quante volte avremo sentito dei commenti. Cercherò di darvi qualche suggestione in più per poter approfondire la conoscenza di questo brano e capire ancora di più, ancora meglio, quello che l'Evangelista Luca voleva trasmetterci. Egli ci dà prima di tutto un'indicazione di tempo. Quando avviene l'Annunciazione era il sesto mese. Noi avremmo gradito, come succede oggi, che Luca ci dicesse in che anno, in che mese, in che giorno, possibilmente a quale ora l'Annunciazione avvenne. Ma a Luca tutte queste cose non interessavano affatto. Luca voleva trasmetterci, più che una pagina di cronaca,
una pagina di teologia, voleva trasmetterci l'identità di Dio che vuole la salvezza del mondo e la disponibilità dell'umanità rappresentata da Maria a dire il proprio eccomi per sperimentare la salvezza di Dio, l'amore di Dio. Gli studi storici ci dicono che l'anno in cui avviene l'Annunciazione è l'anno 746 dalla fondazione di Roma. È l'anno ventesimo dell'impero di Cesare Augusto. È l'anno della 192esima Olimpiade. È l'anno in cui a Roma muoiono prima Mecenate e poi il poeta Orazio. È l'anno in cui Tiberio sconfigge le tribù germaniche e annette all'impero romano anche la Germania stessa. In Palestina siamo nell'anno 29 del regno di Erode il Grande e in quell'anno, l'anno dell'Annunciazione, addirittura Erode fa uccidere due dei suoi figli per timore di essere rovesciato dal suo trono. Amava più il suo regno che i figli che lui stesso aveva generato. Invece Luca parla di sesto mese, quindi parla di una storia diversa, parla di una storia nuova, parla di una storia che è quella di Dio con l'umanità e che si stava realizzando, che stava giungendo al suo compimento. Il sesto mese era la gravidanza di Elisabetta, alla quale lo stesso angelo Gabriele, attraverso il marito Zaccaria, aveva fatto giungere la lieta notizia: sarai finalmente madre, madre di un giovane a cui metterai nome Giovanni. Era l'annuncio della nascita di Giovanni Battista. In questo sesto mese l'angelo si reca in una città della Galilea. Dopo l'indicazione di tempo, Luca ci dà un'indicazione di luogo. La Galilea, lo sappiamo, era una regione periferica in Israele ed era una regione malfamata perché è una regione in cui si incontravano culture diverse, fedi diverse, religioni diverse, razze diverse. Non c'era la purezza di Gerusalemme, non c'era la bellezza del culto nel Tempio. Poi Luca chiama Nazaret città, ma al tempo di Gesù Nazaret era un piccolissimo paesino, forse non raggiungeva nemmeno i 400 abitanti. Esisteva già dal 2000 avanti Cristo. Nel VI secolo avanti Cristo i babilonesi lo avevano attaccato e distrutto e per circa 300 anni quel territorio era rimasto disabitato. Solo un paio di secoli prima di Cristo gli uomini e le donne erano tornati a vivere in quel luogo ed erano tutti poveri, tutti senza cultura, tanto che la piccolezza di Nazaret impedisce a questo paese di essere nominato nell'Antico Testamento e tanto che era quasi proverbiale che da Nazaret non poteva venire nulla di buono, come Natanaele rispose a Filippo quando Filippo gli disse di aver trovato il Messia e che questo Messia veniva da Nazaret. Completato la descrizione temporale e spaziale, Luca passa a presentarci i protagonisti dell'Annunciazione, Maria e l'angelo. Maria ha un nome che è tutto un programma, un nome che ben si adatta a questa figura, perché significa la elevata, colei che è degna di ogni lode, colei che è amata da Dio. E viene detto di lei che è vergine. Nel corso dei secoli
alla verginità è stata data sempre una grande importanza. Le persone che erano vergini sono sempre state considerate persone di qualità, che avevano fatto una scelta di consacrazione al Signore per il bene dei popoli, mentre invece al tempo di Gesù la verginità non era considerata un valore se non prima del matrimonio e in vista del matrimonio. Poi, perché una donna fosse riuscita, perché una donna fosse importante, doveva essere prima sposa e poi madre. La verginità era un limite, perché significava, prima di tutto, che quella donna non aveva suscitato l'attenzione di nessun uomo, e poi e soprattutto che da lei non sarebbe venuta la vita, e quindi non ci sarebbe stato ulteriore futuro. Veniva paragonata la vergine a un albero secco che non produce frutti. E quando nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si usa il termine vergine in riferimento a Sion, a Israele, a Gerusalemme, lo si indica sempre in chiave negativa, quando Israele, Gerusalemme non sono fedeli al Signore e quindi non producono vita. Quando il profeta Geremia e altri profeti mettono a fianco a Israele e a Gerusalemme il termine vergine, è sempre in questa chiave negativa. Ti trovi in una situazione di non vita. Se non interviene il Signore, il tuo destino è segnato. Non avrai futuro. Ora questo termine viene associato a Maria. Dopo che Luca ci aveva presentato Elisabetta, donna anziana e sterile, ci presenta Maria, giovanissima, in età di matrimonio, era promessa sposa, ma vergine, quindi incapace di donare la vita. Queste due figure rappresentano l'umanità, che non può essere feconda se Dio non interviene, se Dio non viene in mezzo ad essa, se Dio non fa nascere una vita nuova attraverso l'incarnazione del Figlio che è Gesù. Questo nome, Gesù, come ci rivela l'Evangelista Matteo, significa Dio salva, e quindi ci dice che Dio, che è amore e datore di vita, vuole la salvezza del mondo e per questo chiede a una creatura, Maria di Nazaret, Elisabetta, moglie di Zaccaria, di dire il loro sì, di dare la loro disponibilità perché questo progetto si possa realizzare, perché questo disegno possa vedere il suo compimento. E a questa donna, Maria, l'angelo prima di tutto dice «Rallegrati». Questa frase spesso è stata tradotta «Ave Maria», «Ti saluto Maria», «Salve Maria», ma non è così banale il saluto dell'angelo. «Rallegrati» ha una mentalità ebraica, fa subito ricordare le promesse antiche che i profeti avevano fatto a Israele. A Maria, così come ad ogni uomo e ad ogni donna di Israele, facevano ricordare le profezie di Zaccaria, di Michea, di Gioele, di Sofonia, tutti i profeti che avevano detto «Rallegrati Gerusalemme, esulta». Non è semplicemente un invito, è un imperativo, è un ordine che l'angelo dà a Maria e lo dà con un verbo al presente, perché quella gioia deve continuare ogni giorno della vita. È come se l'angelo avesse detto a Maria «Sii nella gioia e restaci per sempre, perché il Signore è con te». Il Signore è in mezzo al suo popolo. Quando i profeti dicevano così, il termine ebraico esprimeva che il Signore era nel grembo del suo popolo. Ora
è nel grembo di Maria che il Signore è presente per farsi dono all'intera umanità. Questo bambino sarà chiamato re, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, sarà grande. Questa è l'identità di Gesù, ma come sappiamo bene da tutto il Vangelo, Gesù non viene per dominare, non viene per essere il re più forte e più potente di tutti, viene per servire. Questo dobbiamo prendere come insegnamento. E Maria a questo annuncio rimane turbata, perché non capisce la modalità in cui questo possa accadere. Non nega la possibilità che questo accada, come invece aveva fatto Zaccaria, che perciò rimane muto, ma chiede all'angelo come avverrà questo. Può avvenire, perché nulla è impossibile a Dio, ma in che modo avverrà? E l'angelo prende sul serio il turbamento di Maria, indicato con un verbo che esprime il movimento delle acque del mare quando c'è la burrasca. Quindi era un turbamento importante, era un turbamento serio quello che abitava il cuore di Maria. E gli dice: «Lo Spirito del Signore ti coprirà con la sua ombra». Anche qui i richiami all'Antico Testamento sono evidentissimi. Lo Spirito che aleggiava sulle acque nel momento della creazione, sta dicendo l'angelo a Maria, ti coprirà, quindi in te avverrà un nuovo gesto creativo, con te inizierà una creazione nuova. Così come l'ombra, la nube, nell'Antico Testamento rappresentava sempre la presenza del Signore in mezzo al suo popolo. Era una nube, una colonna di nubi che apriva il cammino degli ebrei nel deserto. Erano nubi quelle che scendevano sul monte Sinai quando Dio scendeva a parlare con Mosè come un amico parla al suo amico per consegnargli le 10 parole. Era una nube quella che calava sulla tenda del convegno quando Mosè si riuniva con i 70 anziani, ed era una nube quella che copriva l'arca dell'alleanza. Il brano del Vangelo ci sta dicendo che Maria è la nuova tenda del convegno, è il luogo dove Dio scende, è la nuova arca dell'alleanza. È in lei che si compie tutto ciò che i profeti avevano annunciato. E quando l'angelo spiega, Maria dice: «Eccomi». Questa parola piccola ma importantissima, ben 178 volte è presente nella scrittura, e essa indica non semplicemente un sì, ci sto, ma sono completamente a disposizione, il Signore può fare di me quello che vuole, io metto la mia vita nelle sue mani e per questo sono la sua serva. Serva, come già ci siamo detti in altre occasioni, non è un titolo offensivo, non è semplicemente quello che fa i lavori di casa o di campagna, non è lo schiavo o la schiava. Il servo nella Bibbia è un titolo onorifico. Abramo è servo di Yahweh, Mosè è servo di Dio, Davide e i profeti sono servi del Signore. Maria è l'unica donna alla quale viene attribuito questo titolo. Essa è completamente a disposizione di Dio e ci dice: realizza la tua vocazione, realizza la missione che il Signore ti affida. Sarai felice tu, sarai sempre nella gioia e permetterai alla salvezza di portare i suoi frutti ancora oggi.